Il controller Revolution prodotto da Nacon su licenza Sony per PlayStation 4 è il pad perfetto per i professionisti. Un sacco di scorciatoie, programmabile completamente grazie al software integrato solo per PC, purtroppo siamo in attesa di un'applicazione apposta appunto in modo da permettere di fare il tutto direttamente dalla console. Comunque, il pad è valido, l'ho già detto anche in un video precedente, trovate qua sotto il link per andare a vedere anche un po' l'unboxing. Particolare di questo pad è il fatto che comunque è comodo, è pratico e io per esempio lo sto usando praticamente al posto del DualShock 4, non uso più quello, uso sempre questo qui. La cosa bella è che non solo è dedicato ai professionisti e quindi anche magari ai giochi più competitivi come possono essere Overwatch, vari FPS o l'ultimo For Honor ad esempio, ma si possono sfruttare le sue caratteristiche anche per i titoli che invece non necessitano di particolari capacità. Semplicemente è una questione di comodità che vi permette comunque di giocare in modo sicuramente migliore. Quello che voglio farvi vedere oggi è una configurazione, anzi un paio di configurazioni che differiscono per pochino, per giocare al meglio alla nuova esclusiva Sony Horizon Zero Dawn. La configurazione di base è già buona, nel senso che si riesce a giocare bene anche così, ma ci sono un paio di accorgimenti che si possono fare sfruttando appunto le impostazioni del Nacon che migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco. Ovviamente io vi faccio vedere quello che ho fatto io, appunto come mi trovo meglio io. Quindi andiamo a creare il nuovo profilo sul software, ovviamente io l'ho già fatto, quindi ecco qui lo trovate già scritto. Quello che ho fatto è lasciare invariata l'impostazione delle leve analogiche, che trovo già buona, già perfetta così. Non ho sfruttato le macro, ma ho reimpostato i tasti inferiori, quindi M1, 2, 3 e 4, in modo da avere su M1 il tasto su della croce per appunto usare, per avere la possibilità di curarsi in modo veloce senza spostare le dita dalla leva appunto al tasto direzionale. Il tasto giù, stessa cosa per usare le varie opzioni. Ho messo il quadrato, quindi il tasto della scivolata su M3, e il tasto della corsa L3 l'ho messo su M4. In questo modo si riescono ad eseguire le variazioni senza spostare eccessivamente le dita dalle leve analogiche e quindi diventa tutto più reattivo, più comodo, soprattutto nelle situazioni più concitate, quando ci troviamo ad affrontare parecchi nemici contemporaneamente. Un'altra alternativa che consiglio di provare, senza stravolgere troppo il layout base dei controlli, è quello di dedicare tutti i tasti M ai menu, quindi farli diventare una sorta di croce direzionale. Questo aiuta a velocizzare il processo di selezione degli oggetti e ovviamente, come nella configurazione precedente, ci evita di distogliere le dita dalla leva dedicata al movimento. Ovviamente non va a cambiare la configurazione del resto dei pulsanti, è insomma una sorta di scorciatoia che permette di facilitare appunto certe operazioni durante il gioco. La cosa bella del Revolution di Nacon è che ci si può davvero sperimentare tantissimo. Quelle che vi ho fatto vedere adesso sono solo un paio di configurazioni che ho provato appunto con Horizon, che comunque vedo che mi fanno giocare meglio e io già di per sé sono una schiappa, sappiate. Quindi se anche voi avete delle configurazioni, dei layout che vi siete trovati per Horizon oppure altri giochi, perché no, perché si può ovviamente sfruttare la cosa con tutti i giochi, non fate altro che scrivere qua sotto nei commenti oppure contattarci e scriverci sui nostri canali social per dire la vostra. Detto questo, noi ci vediamo sulle pagine digitali per ora di Ludens. Alla prossima! Adesso che ho finito, ti sei messa lì. Grazie.